Nicola, che fai? Amore, dove vai? Che cosa è questo? Qualcosa per fare video? Amore, adesso me lo mangio. Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi video un po' particolare perché voglio rispondere un po' a tutte le polemiche e le cose che ci sono state dette riguardo al fatto del cane nuovo arrivato in casa Carlita, e riguardo sia i due vlog, e in particolare il primo ma anche il secondo, e poi abbiamo fatto anche il video di presentazione. E ci sono stati molti commenti negativi, ma magari sono negativi, insulti, accuse e cose veramente pesanti. Allora, io inizio col dire che a me, diciamo, sapete che non mi interessa delle critiche, delle cose, cioè si può dire qualsiasi cosa, giusto? Internet, su internet tutti quanti possiamo commentare, va bene così. Io mi espongo, ok, va bene così, però non ci sto a prendermi le parolacce, a prendermi gli insulti, a farmi passare per quella che non sono. Questo veramente non ci sta, non ci sto, e ve l'ho sempre detto questa cosa, che io sono una persona limpida e pulita, onesta, e i miei valori sono pochi nella vita e non mi si devono toccare, che se mi toccano quelli veramente sbrocco. E quindi mi trovo di nuovo, dato che già la settimana scorsa ho fatto un video tipo di risposta alle polemiche, anche oggi mi trovo a fare questo video, non per giustificarmi. Io non mi devo giustificare di nulla, che sia chiaro, non per giustificarmi, ma semplicemente perché sono stufa. Sono più di 1000 commenti, e ho letto cose tipo zoccola, puttana, sei questo, sei una bastarda, sei, fai schifo, vergognati. Allora, io non ci sto a prendermi queste accuse, non ci sto a prendere questi insulti. Se qualcuna di queste persone mi vuole insultare ed è così coraggiosa, che me lo dica in faccia e mi spieghi anche le motivazioni per cui io sono questo. Allora, questa è la parte, insomma, arrabbiata di me. Adesso voglio spiegare un po' di cose. Tutto è nato dalla polemica del cane che ho fatto vedere nel vlog, che sono andata nel negozio di animali e ho visto questi cagnolini. Allora, l'errore mio che ho fatto, cioè, se così possiamo chiamarlo errore, non l'ho fatto neanche io, ma l'ha fatto Max, che è andato in questo negozio degli animali. Io non vado mai, non entro proprio nei negozi degli animali, che già so che dopo sto male a vedere questi animali nelle gabbie, al canile. Io quando sono andata l'ultima volta al canile ho pianto per 10 giorni, perché veramente mi sentivo le grida di quei cani nella testa e stavo malissimo. Quindi l'errore, se così si può dire, se c'è stato un errore, è stato quello di andare in questo negozio degli animali, che lui andate questo negozio animale e per la curiosità, perché comunque noi volevamo un cagnolino. Si è trovato a passare, questo è un grande negozio di animali, e mi ha fatto queste foto. Da che mi ha fatto vedere questo cagnolino è stato veramente la fine per me, perché me ne sono innamorata subito, e quindi sono andata a vederla al negozio. Quando sono andata al negozio, ovviamente, comunque sto cane a me mi ha proprio rapito il cuore. Cioè, appena io l'ho visto, l'ho detto pure nel video di presentazione, veramente ho detto no, sto cane, cioè questo è il mio cane. E quindi me ne sono proprio innamorata, cioè, ma pure lei che mi saltava vicino al vetro con quelle zampine, lei, cioè, mi ha detto infatti quello del negozio, ha detto lei ha scelto, perché comunque i cani così sono, che scelgono loro, comunque tu te ne accorgi. E quindi infatti quando me l'ha data in braccio è stata un'emozione fortissima. Insomma, vabbè, tutte queste cose ve le ho dette già nel video della presentazione. Adesso ci tenevo a spiegare questa cosa sulla questione degli animali. Alcune persone mi hanno scritto nei commenti, a parte le parolacce che vabbè, non ci rispondiamo nemmeno perché non perdiamo tempo, però alcune persone hanno detto no Carlita, tu se prendi l'animale, hai fatto tutto il discorso sui canili, sugli animali, non incrementare il commercio degli animali, e poi se prendi il cane sei veramente un'ipocrita. No, allora, io se non prendevo il cane non ero un'ipocrita, ero una stupida, oppure ero una praticamente ero cattiva se non prendevo il cane. Non ero un'ipocrita, perché se non è una questione di principio, io non lo prendevo il cane perché era il cane che stava nel negozio, non l'avevo trovato per strada e non era nel canile. Io ero stupida, soprattutto quel cane che io potevo in quel momento salvare una vita, perché ricordiamoci che questi cani che stanno nelle gabbie, nei negozi, dovunque si siano, nel canile o nei negozi, dovunque si sia, loro non sono mai colpevoli, loro sono delle vittime.
di tutto ciò che c'è dietro, quindi non hanno colpa, perché io ho letto addirittura dei commenti che proprio se la prendevano per questi cani. Lascia, sì, sono belli, ma lasciali a chi non capisce nulla e bada solo all'aspetto. Io ho preso questo cane non perché è bello, questo cane per me non è più bello di Molly e di Cookie, dei miei cani che sono meticci e sono bastardini, e ve l'ho già detto, molte di queste accuse e molte critiche me l'hanno fatte sicuramente persone che non mi conoscono proprio, hanno visto il video, hanno commentato, ho detto questa è una sceva che si va a comprare il cane, così con là. Sono convinta, perché chi mi segue lo sa io che persona sono. Le persone che mi hanno scritto nei commenti: ah, io ho una cagnolina, da 10 anni si chiama Manna Follia, l'ho trovata per strada, l'ho presa in canile. Io lo so bene quello che si fa, io l'ho fatto prima di voi. Io ho avuto, allora, prima di tutto, allora vi racconto tutta la mia storia per farvi capire. Gatti, allora io ho trovato una notte un gattino che piangeva sull'albero. Questo gattino me lo sono tenuto ovviamente e mi ha fatto i cucciolini, mi sono tenuto tutti i cucciolini e da qui nascono i miei gatti, io non li sono andata a comprare, sono venuti loro da me. Molly, parliamo di Molly. Molly era una cucciolata che era praticamente stata abbandonata, non si sapeva, c'era per strada, in una terra con spazzatura, spine di rose, veramente era una situazione disastrosa. E io ho cercato questo cane come? Cercando su internet dei volontari, cucciolata, abbandonata, queste robe qua. E ho trovato questo volontario, questa volontaria anzi, che mi ha fatto prendere questa cucciolina. Quando l'ho presa era tutta sporca, era veramente impauritissima, infatti adesso ancora è impaurita, che forse l'avevano malmenata o qualcosa, e me la sono portata a casa. E Molly è il mio cane che io amo alla follia, e più di Molly veramente non amo a nessuno, perché è veramente un cane che io ho salvato dalla strada. Dopo Molly c'è Cookie, come abbiamo fatto? L'abbiamo comprato? No, è di razza? No, è un meticcio anche lui. Praticamente Cookie l'abbiamo trovato, cioè veramente una signora ha trovato, non noi, sotto le ruote della macchina. Era una pallina piccolissima, anche di lui ho fatto dei video, quindi se lo cercate, li cercate, ho raccontato tutta la sua storia. E che dovevamo fare con questo batuffolino? Che dovevamo fare con questo cucciolino che era stato abbandonato, che non sapeva che fine abbiamo fatto? Ce lo siamo tenuti. Abbiamo fatto il bagnetto, abbiamo tolto tutte le zecchette, ce lo siamo tenuti. Quindi, che voi venite a dire: ah, c'è una cagnolina, prendile nel canile, l'ho trovata, è bellissima, sono buona. Io lo so meglio di voi, io sono la prima. Io ho sempre detto: non comprate i cani non si comprano, i cani si adottano, andate nel canile. Io sono andata nel canile e ve l'ho detto che io sono andata nel canile e ho pianto, perché è una situazione che a me fa stare male. Io quando fanno i servizi di Striscia la Notizia, dove fanno vedere tutti quei cani e tutti i maltrattamenti che fanno sui cani e tutte quelle cose bastardissime, io non ce la faccio a vederli, io sto male se li vedo, cioè veramente sto malissimo, che è una cosa che io non sopporto, quello che fanno sui bambini e sui cani io non lo tollero. Quindi l'errore mio, se c'è stato, e mi merito di essere chiamata TZS, quello che volete, chiamate quello, ma l'errore mio è stato solo quello di essere andata in questo negozio. Però vi ho detto che mi hanno fregato quelle foto perché io mi sono innamorata di sto cane. E ormai io quando stavo in questo negozio, e sì è vero, c'erano, ci sono i miei principi, ci sono i miei criteri, ci sono le mie cose, però in quel momento contava solo lui, anzi solo lei, contava solo lei, non esisteva più nulla, non esisteva più il negozio, il commercio degli animali, tutte queste cose. In quel momento io ho pensato soltanto a salvare questo cagnolo, ho detto ok, adesso cosa posso fare, ormai la frittata è fatta, insomma, cosa posso fare? L'unica cosa che posso fare, mi piglio sto cane e gli do tutto l'amore del mondo, lo faccio vivere da regina e veramente lo rendo felice, perché poi, aspettate un momento, questo cane non è che se la passava molto bene, lo sapete che questo cane è un cucciolo di chihuahua, già abbastanza grande, lei c'ha già 4 mesi e stava in questa gabbia da circa un mese e mezzo e nessuno se la prendeva. E infatti io mi sono meravigliato, ho detto ma come sto cane sta qua da un mese e mezzo, povera figlia, in questa gabbia, perché nessuno se lo prendeva, e chissà perché, o perché il destino ha voluto che stava aspettando noi, ho detto Max stava aspettando noi. E quindi sto cane poverino non è che se la passava bene, un mese e mezzo una gabbia nessuno lo prendeva, cioè rendiamoci conto. Io sono d'accordo con voi nel canile e continuerò a dire, e se qualcuno mi sta guardando e vuole un cucciolo, io il primo consiglio che vi do è questo, di cercare dei volontari su internet, di andare nel canile, di cercare di prenderlo per strada. E sicuramente se io in un futuro dovessi trovarmi in una situazione dove mi trovo che vedo un cane, qualcosa che ha bisogno per
per strada, così sia sicuro che io poggerò sempre il mio aiuto ad ospitarlo a casa mia se posso, lo prenderò con tutto l'amore, lo farò vivere da re, oppure cercherò di aiutarlo come ho sempre fatto. Io ho sempre aiutato tutti i cani bisognosi, ho sempre ho collaborato con volontario, ho aiutato le mie amiche a prendersi cani da strada, quindi i discorsi che voi mi fate li condivido, e però non condivido l'astio e l'odio con cui vengono dette queste cose, perché attenzione, io ho sempre detto prendete i cani dal canile. Quando qualcuno mi diceva lo sai mi sono comprato sto barboncino, io dicevo ah sì, com'è bello, però è meglio dal canile, non mi piace questa cosa che si compra. Insomma, cercavo di esporre la mia idea. Oppure se una mia amica doveva prendere un cane, il mio consiglio era sempre quello: vai al canile, cerchiamo su internet, ti aiuto io, coi volontari, queste robe qua, condividevo gli annunci, ho sempre fatto queste robe. Però per le persone, non ti vedo più, adesso la prendo, ve la faccio vedere, per le persone che invece si compravano il cane, che dicevano guarda io ho preso quello là perché io mi piacciono i barboncini, mi piacciono i chihuahua, ci tengo per la razza, questo, io non l'ho mai insultate, non l'ho mai criticate, non ho mai mancato di rispetto a queste persone. Quindi se tra di voi ci sono persone che perché mi hanno pure detto, mi hanno detto io a me piacciono i chihuahua, io li ho comprati, io non ce l'ho assolutamente con voi, ma mai nella mia vita ho criticato queste persone. Sono scelte che si fanno, e la cosa più importante è avere rispetto per tutti, perché se voi siete animalisti, se voi ci tenete agli animali, se voi ci tenete, siete così sensibili che percepite la sofferenza nei canili e ci tenete tanto, poi invece cosa fate? Mi insultate a me, insultate le persone, mancate rispetto agli altri? No, voi siete persone che non amate non solo i cani, non amate la vita e non avete rispetto per nessuno, perché la prima cosa che bisogna fare nella vita, avete rispetto per tutti, a parte chi, allora io una cosa sicuramente non ci posso passare sopra, non posso tollerare, è chi abbandona gli animali, là proprio non esiste, perché tu abbandoni il tuo cane, cioè il tuo cane, per me il mio cane è come un braccio, una gamba, cioè come un figlio, ecco, come un figlio divento mamma, che neanche è stato capito, vabbè lasciamo stare, comunque non è una cosa fuori dal mondo abbandonarlo, ma anche, e ciò nonostante, se c'è stato il bisogno che qualche persona a me vicina mi ha detto guarda io sono in una situazione in cui non lo posso tenere più, cerco sempre di essere rispettosa verso gli altri, però mi sono adoperata per cercare una soluzione, per cercare di insomma di non farli abbandonare. Io cerco sempre di trasmettere l'amore per gli animali, per farli vedere proprio come essere viventi e non come oggetti, però lo faccio sempre con discrezione, senza aggredire, senza, perché è la stessa cosa, non lo so, da una cosa passa all'altra, la stessa cosa ad esempio del vegano, ci sono molti vegani che sono estremisti e che cosa fanno per cercare di mandare avanti la loro causa, di convincere gli altri? Insultano e offendono le persone che mangiano carne, li prendono a parole, ma secondo voi la vostra causa non è più una buona causa? Perché alla base di tutto ci deve stare rispetto per gli esseri viventi, per gli uomini, per la natura, per tutto, per la vita, e sicuramente queste persone che sono venute da me a dirmi queste offese, a offendermi pesantemente, e che ti devono far venire lo schifo, perché veramente a me non me ne è fregato, che io sto vivendo giorni felicissimi con il mio cane, lei veramente ogni giorno fa nuove scoperte, quindi siamo felicissimi, però queste persone ti vorrebbero nominare ogni tuo momento di felicità, e sono, come dico io, sono programmati per rompere le scatole. A queste persone che mi hanno detto se ti prendi il cane non ti seguo più, mi hai deluso, ciao, ma sta cosa mi dovete fare il bollettino che ogni volta non ti seguo più, mi hai deluso, ciao, ma non mi avvisate nemmeno. Ma persone come voi che prendono a parola gli altri così, è meglio perderli che trovarli. Perché comunque io poi a queste persone che mi hanno detto prendi il cane nel canile, fai schifo, i cani muoiono e tu ti vai a comprare il cane, e mi hanno detto di tutto e di più. Se persone mi devono far vedere le foto di tutti i loro cani, non parlo delle persone, ci sono tantissime ragazze che giustamente come avrei fatto io mi hanno dato il consiglio, hanno detto perché no, però non mi avvedere anche nel canile, giusto, ok ragazze, io la penso come voi, mi avete visto le foto dei vostri cagnolini, la stessa cosa facevo io con Molly, quando vedevo qualcuno facevo guarda la mia Molly, quindi mi sono detto aspetta un momento, ma voi come mi state classificando? Io sono come voi, voi state accanendo, quindi
Quindi questo abbiamo risolto. Adesso sto parlando di quelle persone che invece mi hanno insultato, ho voluto cogliere questa occasione per manifestare la loro maleducazione e la loro frustrazione contro il mondo, no? Perché ovviamente è quello, cioè non perdono occasione per dire parolacce e insultare gli altri. Voi ce l'avete cani, voi siete andati nel canile. Voi perché non lo prendete voi? Ah no, poi queste persone no, io poi sono allergica al pelo e no, io poi io lavoro tutto il giorno, il cane non l'ho preso perché è un impegno. E allora chi è incoerente? Io non sono stata incoerente a prendere il cane, io ho fatto in quel momento l'unica cosa che potevo fare, che vi ripeto, in quel momento esisteva solo lei e io ho voluto, dato che comunque non è, cioè questi cani che stanno nei negozi non sono neanche cani, vieni qua piccola, non sono neanche cani fortunati, perché comunque ve l'ho detto, lei stava tipo da un mese e mezzo che nessuno se la prendeva e comunque sono delle vittime, sempre sono contraria, se è inutile che mi venite a dire sì però il commercio sguadagna questi cani, io sono contraria, io per me io aprerei tutte le gabbie, liberei tutti i conigli, uccellini, tutti dai canili, dai rifugi, li lascerei in natura e se fosse per me eliminerei tutta la razza umana e lascerei solo gli animali, vabbè lasciamo stare, non sono andata a dare soldi a uno di quei negozi che tratta male gli animali, che molti di voi mi dicevano ci danno, se li vedi che dormi sempre ti danno le cose per farli dormire, non sono andata in quei negozi tipo lager, ma non ci potrei proprio entrare perché veramente no, assolutamente no, e quindi giocano, sono abbastanza felici i cani e quindi vabbè, comunque c'è da dire che sempre resto ferma sui miei principi, però vedete ragazze, ci sono alcune volte nella vita in cui tu puoi avere tutti i criteri, tutti i tuoi principi, tutti i tuoi valori, però a volte ci devi andare contro, a volte ci sono altre cose che in quel momento li devi mettere da parte e alcune persone addirittura mi hanno detto ah hai fatto tutto questo ma tu volevi il cane di razza, ma quale di cane di razza? Ma io vi ripeto che io non ho preso questo cane perché è bello, per me questo cane non è più bello di Molly o di Cookie, per me Molly, il mio cane, il mio primo cane, per me è la cagnolina più bella del mondo e me la guardano e me la ammirano tutti ed è un bastardino, un meticcio, non lo so, sarà un incrocio, ma è bellissima, pelo lungo, è stupenda ed è un cane ubbidiente, è il cane più bello del mondo, è un cane difficile perché avendola trovata e avendo secondo me subito qualcosa, lei è sempre stata molto paurosa, trema tantissimo, ci sono delle situazioni in cui noi non ancora adesso non possiamo, tipo per esempio lei non le sarebbe piaciuto fare il bagno a mare, non sono delle cose che lei non riesce a superare, quindi perché comunque ha subito come cane, però ci dà tanta gioia, è molto ubbidiente, brava e tutto, quindi io non penso assolutamente che i cani di razza siano superiori, anzi non ci cresce, cioè sono tutti uguali, sono cani, che è sta stronzata di sta razza, non mi interessa, non mi pento assolutamente di aver preso questo cane, anzi sono felicissima e l'avrei pagato tutto l'oro del mondo perché comunque in quel momento io avevo scelto e lei mi aveva scelto e sì, cani non si comprano, però chi ce la faceva a lasciarla in quelle cose non ce l'ha fatta, quindi no, adesso è una principessa, adesso è una regina e la stiamo amando tantissimo, però mi è dispiaciuto tanto, l'unica cosa è di non aver potuto prendere anche l'altro, però comunque due cani sarebbe stato comunque un impegno troppo grande, sarebbe stato significato non dargli tutte le attenzioni che meritavano ad ognuno di loro, perché considerate che comunque io e Max comunque lavoriamo, siamo spesso fuori casa e poi i cani vanno presi e vanno trattati come figli, da quando li prendi è un impegno, li devi trattare benissimo, noi abbiamo comprato tutte le cosine che gli servivano, è ancora cucciolo quindi ancora fa i bisogni per casa, ci dobbiamo stare dietro a pulire, dobbiamo disinfettare e adesso ci stanno dando un po' di preoccupazioni per la cacchetta che la fa molla, insomma certe cose che comunque dobbiamo stare dietro, noi così siamo, noi a casa mia siamo abituati così, i cani, i gatti, gli animali noi li trattiamo da re, e qualsiasi cosa, sterilizzazione, le vaccinazioni, tutto quello che hanno bisogno, il mio gatto per esempio, ve le dico queste cose perché ci sono persone che si sono accanite proprio contro la persona sbagliata, io gli animali li amo tantissimo, li metto sopra ogni cosa, il mio gattino, vi racconto questa cosa, che praticamente si era ammalato
e aveva avuto tipo un virus, una cosa del genere. Comunque l'ho portato dal veterinario, ma siamo stati malissimo quei giorni, mi dovete chiedere. Comunque il mio gatto è stato ricoverato nella clinica veterinaria, che c'è anche da dire quest'altra cosa. A me anche i veterinari non è che non mi stanno simpatici, attenzione, se studiate veterinaria io vi stimo tantissimo, perché secondo me è un lavoro bellissimo, però ci sono alcuni che veramente non mi piace sta cosa, che le cliniche veterinarie sono carissime e non mi piace, perché ci sono persone che non se lo possono permettere e a volte decidono, cosa che io veramente mi venderei pure le mutande per portare il mio cane e il mio gatto al veterinario, decidono di non farli curare perché non hanno i soldi, chiaramente sono molto molto cari, e quindi questa è una cosa che mi dispiace tanto e mi dà fastidio. Infatti io quando ho portato il mio gatto l'ho lasciato tipo una settimana ricoverato in questa clinica, poi lo andavamo ogni giorno a trovare, stava proprio in una cosa intensiva perché stava male, e abbiamo pagato tipo una settimana tantissimo, cioè proprio veramente manco avessimo fatto un viaggio a New York, ma una spesa non indifferente che noi abbiamo fatto con tutto il cuore, perché comunque noi il gatto ce l'hanno salvato, quindi in quel momento per me non esisteva nient'altro. Però mi rendo conto che se sei in una situazione che non puoi affrontare questa spesa, come si fa? E quindi mi piacerebbe insomma che diventasse un po' più economica come cosa anche la clinica veterinaria. Quindi questo è tutto ragazzi, io spero di avervi detto tutto, e nel caso ce ne fosse bisogno, nel caso abbiate dei dubbi, non esitate a lasciarmi delle domande, se volete capire di più di questa storia, di come la penso, qualsiasi cosa, insomma siamo qua per parlare, io voglio che voi mi capiate e veramente per quello che sono. Poi adesso sapete come sono, ormai mi conoscete, siete liberi di pensare e di fare quello che volete, però l'importante è che io mi riveli veramente per quello che sono, perché non mi va che si dicano cose e si butti fango su di me, si dicano cose sbagliate. Ecco, questa è la cosa, mi facciano passare per quella che non sono, questo proprio mi brucia tantissimo. Però su quelle, vi ripeto, ho 3-4 cose nella vita in cui gli animali, la famiglia, in cui non mi si devono toccare queste cose, perché veramente sennò vado proprio a manicomio. Quindi spero di, con questo pippone, di non avervi annoiato troppo. Farebbe tanto tanto piacere sapere nei commenti voi cosa pensate. Adesso vi faccio guardare da lei. Amorino mio, eccola qua. E come si faceva a lasciarla, questa pupina? Quello è mio amore proprio, io l'amo tanto. Ero ipocrita, sono stata ipocrita. Io ero una stupida se non mi pigliava sta regina. Ma quando mi ami con me? Ma quando mi ami con me, odiami a te? Siamo una cosa sola. Ciao. Sto facendo pure il video. Andiamo a fare, sono una youtuber. A giocare, vai.